Buonasera, benvenuti, siamo al Casolare. Buonasera Francesco. Buonasera a tutti. Naturalmente prendiamo la linea dal divanone, ma tu lo sai che è tornato il nostro Maurizio? Sì, lo so. Assolutamente, è importantissimo, noi l'abbiamo tanto aspettato. Anzi, io direi che a questo punto, guarda, faccio un piccolo appunto. Aspetto con ansia anche di avere te sul divanone. Va benissimo, come inizieremo a chiudere anche noi, perché siamo aperti tutti i giorni, verremo anche noi sul divano. È vero, io poi lo dico come se fosse così facile, ma qui al Casolare non ci lasciano un attimo di respiro. Fortunatamente sì. esatto, fortunatamente. La stagione estiva direi che è andata piuttosto bene, anche se non si è ancora chiusa, però il tempo insomma ci fa un po' chiudere dentro. Sì, infatti luglio è stato un po' triste per il tempo, però noi ce la siamo cavata. Abbiamo fatto un bel agosto. Dice che da questa settimana il tempo ci dovrebbe aiutare per fare un bel settembre. Quindi magari poi possiamo riuscire di nuovo. Anche perché certo. Il bello del Casolare è proprio questo, non c'è da disperare che sia bello o che sia brutto, noi non sì, ci cambia assolutamente dentro, nulla. Fuori. Se a settembre fa la neve, noi accendiamo i camini e quindi va bene. Esatto, anche perché quello che non cambia mai è proprio la qualità, lo posso dire perché questa sera posso dire di aver mangiato anche i fritti. Ho mangiato dei fritti veramente buoni. Guarda, lo dico perché non è da tutti fare dei fritti buoni, li fate voi. Allora, i fritti li facciamo noi. E un'altra caratteristica è che noi praticamente le patate le facciamo dalla patata, quindi non da... Non, niente di surgelato, quindi lo facciamo da coltello. Ci sono le nostre dal coltivatore al piatto, letteralmente. Enzo non vuole parlare di patate, però non so perché. Parliamo di piatti, anzi vediamo i piatti, vediamo tutte le portate, ma soprattutto vediamo il Casolare. Sì, quest'estate il nostro chef ci ha allietato con altri menù, ha cucinato, ha diviso il menù metà carne, metà pesce. I nostri clienti sono rimasti molto contenti di mangiare sul nostro terrazzo all'aperto fantastici piatti di mare. E per l'inverno farà il baccalà. Buono il baccalà, e poi come lo fate voi i fritti? Io mi immagino il baccalà fritto. Sì. Andiamo sotto Natale, poi me la fai l'insalata di rinforzo. No vabbè, certo. Non parliamo di Natale perché sennò vi terrorizzo. Però scusate, ma la cosa più bella del mondo è il mangiare. Non c'è cosa più bella, poi quando il posto è quello giusto. Infatti Enzo dice la patata, giusto? Enzo parlava di patate. Vabbè però, scusa, se tu continui a insistere su Enzo, io dovrei dire quel che ha detto Enzo. C'ha una macchia sul collo. Io anche l'avevo notata. Il barbiere. Non mi era chiaro, io... Non sono una persona discreta. È una patata che è passata. Una patata bollente. Vabbè, ragazzi, facciamo le persone serie.
casolare, parliamo di qualità, ovviamente siamo ancora con la terrazza aperta, non, sì. non solo qui ma anche sopra, in piscina. Perché qui è ancora estate, non so da voi, ma qui è ancora estate, esatto. Stiamo facendo una festa in piscina, abbiamo un 18esimo, ovviamente il casolare è aperto per feste private, dal compleanno al matrimonio, facciamo la pizza tutte le sere, ristorante, carne, pesce, siamo aperti a tutto, abbiamo le camere. E quindi vi aspettiamo. Esatto, per chi vuole fare davvero una festa, magari avete parecchi invitati e magari non tutti siete della zona, è fantastico perché tu vieni qua, c'è un'accoglienza straordinaria, si mangia bene, rimanete, cioè avete le camere, al mattino vi svegliate, fate colazione, parcheggiate la macchina serena, cioè davvero non ci manca assolutamente nulla. Se il tempo è bello, al mattino ci mettiamo anche a prendere il sole, il che non ci dispiace perché qui siamo in alto. Ci manca solo lei, vicini. Che l'aspettiamo. Manco solo io, è vero. Per prendere il sole manco solo io. Però per mangiare non vi preoccupate perché ho provveduto anche per voi. Io non posso mentire, devo dire la verità. Quando dico che si mangia bene è perché l'ho provato, se no non ve lo dico. Sì, noi lavoriamo da prodotti naturali, facciamo tutto. La patata dal produttore al consumatore. Torniamo sempre su quell'argomento. Da qualsiasi prodotto, dalla materia prima, e la lavoriamo noi senza semilavorati, esatto. Ci teniamo ai nostri prodotti e ai nostri clienti. Ed è importante. A proposito di questo faccio un appunto, una curiosità mia. Naturalmente oggi c'è sempre il problema, io sono vegetariano, io sono vegano, io sono celiaco. No, noi facciamo tutto. Incontro. Infatti non so se hai visto, uscivano le piste per gli intolleranti al glutine, al lattosio, facciamo tutto. Ecco. Quindi accontentiamo i nostri amici vegetariani, vegani, chi più ne ha più ne mette, accontentiamo tutti. Questo è importantissimo. Ricordiamo anche come ci si arriva qui, ovviamente siamo aperti tutti i giorni, pranzo e cena? No, solo la domenica. Fino ad agosto siamo stati aperti pranzo e cena, da settembre siamo aperti la domenica a pranzo e tutte le sere. Ok. E quindi per arrivare qui, dal raccordo stradale Salerno-Avellino, uscita a Baronissi, siamo a circa 7 minuti e... È facile. È facilissimo, i cartelli vi portano fino alla tavola. Poi quando vedi tutte queste macchine che vanno tutte nella stessa direzione, davvero non ci si può sbagliare. Grazie. Infoline? Allora, il nostro sito è www.agriturismoilcasolare.it, la nostra mail agriturismoilcasolare@hotmail.com e il nostro numero di telefono è 089 56 8082. E insomma, per chi ha un buon palato come me, io direi il casolare è il posto giusto. Vi aspettiamo numerosissimi. Grazie, Franzi. Vi aspettiamo. Ciao. Torniamo sul divanone.